Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo una puntata speciale di Formula 1 Notizie Extra. Perché, beh, ragazzi, è ufficiale, Sebastian Vettel diventerà pilota Aston Martin per la stagione 2021 e non solo. Annuncio che è arrivato esattamente un giorno dopo che Otmar Szafner dicesse in un'intervista che Vettel non avrebbe corso per loro il prossimo anno. Seb che avrà come compagno di squadra ovviamente Lance Stroll. Quindi addio Checo Perez che ieri aveva annunciato il divorzio tra lui e la sua attuale squadra con una lettera pubblicata nei suoi profili social. Per quanto riguarda il futuro di Checo ancora non si sa nulla, ma si vocifera che possa sbarcare in Haas o Sauber. Beh, senza altro amici vi propongo le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte. Otmar Szafner, Team Principal Racing Point, Aston Martin. Tutti a Silverstone sono estremamente entusiasti di questa notizia. Sebastian è un campione comprovato e porta una mentalità vincente che corrisponde alle nostre ambizioni per il futuro come Aston Martin F1 Team. Nei sabati e nelle domeniche, Sebastian è uno dei migliori al mondo e non riesco a pensare ad un pilota migliore che ci aiuti a portarci in questa nuova era. Avrà un ruolo significativo nel portare questa squadra al prossimo livello. Sebastian Vettel. Sono molto contento di poter condividere finalmente questa grande notizia per il mio futuro. È con grande orgoglio che annuncio che mi legherò alla Aston Martin a partire della prossima stagione. È una nuova avventura per un marchio decisamente prestigioso. Sono impressionato dai risultati che hanno colto quest'anno e il futuro promette ancora meglio. Lawrence Stroll profonde grande impegno ed energia in Formula 1 e credo che insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Sono ancora un grande appassionato della Formula 1 e il mio obiettivo è di correre per le posizioni di vertice. Farlo insieme ad Aston Martin è un privilegio. Beh amici, queste sono state le dichiarazioni ufficiali, ma comunque vi aggiungo qualche altra dichiarazione di Seb fatta oggi alla stampa. Fin dal primo giorno volevo restare in Formula 1, ma solo se ci fosse stato qualcosa che mi attraeva davvero e le prestazioni di quest'anno della Racing Point sono incoraggianti. Il regolamento ci dovrebbe portare ad una griglia più equilibrata a livello prestazionale. Per la prima volta questa squadra si troverà ad avere più o meno gli stessi soldi degli altri team e potrà dimostrare il proprio valore. Nuova scintilla? Solo il tempo lo dirà. Troverò persone che conosco e penso che il team sia indirizzato verso un trend positivo, con risultati incoraggianti. L'approdo di Aston Martin in Formula 1 è una delle cose più entusiasmanti che stanno accadendo ed è grandioso farne parte. Voglio gareggiare nelle prime posizioni della griglia e non in fondo. Il team mi fornisce questa opportunità e è pronto a crescere. Già dal prossimo anno avremo il Budget Cup. Altri team, quelli più grandi, si dovranno ridimensionare. Per me è un buon passo, anche se solo il tempo darà una risposta certa. Beh, per Vettel è tutto, ora invece la parola a Checo Perez che racconta come gli è stato comunicato che non sarebbe stato più parte del team Racing Point Aston Martin. Mi è stato confermato ieri, nessuno aveva detto niente prima, ma sapevo già cosa stava succedendo. Ho passato 7 anni con la squadra, tutto finisce. Auguro a loro ogni bene. L'addio non è legato alla prestazione in pista, come pilota non c'era null'altro che potessi fare. Lawrence ha chiamato ieri inaspettatamente. Mi è venuta l'idea che la squadra volesse tenermi. Ci sono state alcune discussioni dietro le quinte, ma non mi dilungherò oltre. Beh ragazzi, per ultimo vi dico che a Seb hanno piovuto dei complimenti per questa mossa, sia dalla Ferrari, sia da Leclerc e basicamente da tutto il paddock, Lewis Hamilton incluso. Per chiudere vi propongo le dichiarazioni di Lance Stroll. Sono esaltato dal vederlo arrivare nel team, sarà importante per la squadra che potrà imparare molto e anche per me stesso. Sicuramente è un punto di riferimento importante. Beh ragazzi, allora per questa puntata di Formula 1 Notizie Extra è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averla vista. Se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con altre notizie.